Sono 30, 31 i piloti a prendere il via e pole position sull'alto del teleschermo. La verde sagoma della Kawasaki di Arnold Light, a fianco a lui Carl Fogarty, che deve cercare assolutamente di rintuzzare, di riguadagnare qualche lunghezza nei confronti di Scott Russell, ma oramai il destino di questo mondiale appare segnato. Partiti velocissimo, si è inserito ancora una volta Pier Giorgio Bontempi, così come era stato nella prima manche. È veramente scatenato il pilota marchigiano assieme al suo conterraneo Giancarlo Falappa, è entrato appaiato nella prima curva, ma è ancora Bontempi, così come nella prima manche, a portarsi in testa. Veramente eccezionale oggi la prestazione della Kawasaki, del team Bertocchi, ma soprattutto di questo simpaticissimo pilota marchigiano, che era stato anche a lungo in testa durante la prima manche, per poi cedere la vittoria a Fabrizio Pirovaro, che in questo momento è quinto, più indietro Carl Fogarty. Adesso attenzione, perché tra qualche istante si entrerà nel famoso tornantino dove si sono verificati tutti gli incidenti, ed anche purtroppo nella gara della 600 cilindrata, che ha visto la vittoria dello svizzero Briguet, un titolo ormai assegnato al belga Paquet, che è stata la caduta proprio nel primo giro dell'unico italiano in gara, Mauro Moroni, e del team Rumi in sella alla Honda. Purtroppo è arrivato lungo alla curva, ha travolto anche due suoi avversari. Fortunatamente si temeva per una frattura, invece nulla, un grosso spavento. Eccolo qua il tornantino incriminato, fa bene la regia a rimanere. Vedete ancora i segni dell'olio lasciato dalla moto di Moroni nella gara della 600 conclusa di pochi minuti fa. Dunque sembrano passati indenni tutti i piloti. Comunque dicevamo, tutto tranquillo, una contusione, nulla più per Moroni, che vi ricordo parteciperà nell'ultima gara del mondiale Superbike. Ha avuto proprio qui la conferma da parte della organizzazione di poter correre, gli è stato dato il permesso, l'autorizzazione a correre l'ultima gara del mondiale Superbike in sella alla Ducati del team Red Devil. Dunque rientriamo in telecronaca, adesso la regia staccherà sui primi a Bontempi, mi sembra attaccato da Falappa e forse scavalcato, se non vado errato. E così al primo giro Falappa, Bontempi, Pirovano, Reimer, Russell, non era Falappa, no, Falappa è più dietro Carl Fogarty, scusate, ho cambiato perché in partenza era stato Falappa molto veloce, ma è Fogarty scatenatissimo, vuole riscattare la brutta caduta della prima manche, ma soprattutto la caduta della scorsa settimana. Intanto ecco qua, risponde immediatamente Scott Russell, cavalca Bontempi, cavalca Pirovano e si porta alle spalle del battistrada. Dicevo che Fogarty voleva vendicare assolutamente la brutta caduta di Donington, brutta nel senso che praticamente l'ha estromesso dalla lotta per il mondiale, perché ha ormai, non è estromesso completamente, ma 32 punti sono tanti, e c'è un po' di rassegnazione nel team rosso per questo comportamento inatteso da parte di Carl Fogarty. Ebbene, oggi Carl Fogarty è caduto nella prima manche, praticamente in quel momento davamo per finito il campionato del mondo, ma subito dopo un po' l'imprevedibilità delle corse hanno messo fuori gara anche Scott Russell, vittima di un guasto alla frizione. Ed è la prima volta in questa stagione che Russell si ferma per un guasto tecnico. Dunque eccolo qua Russell, terzo Fabrizio Pirovano, in questo momento quarto mi sembra sia transitato Terry Reimer, ed eccolo qua Carl Fogarty, veramente indomabile. È stato un grande mondiale il suo, purtroppo due cadute che non ci volevano, questa odierna nella prima manche, ma soprattutto quella sul circuito di casa di Donington lo scorso 3 ottobre, che praticamente ha permesso a Russell di staccare inesorabilmente il pilota inglese, ed ora lo statunitense ha 32 punti di vantaggio. Conclusione del secondo giro, ne mancano quindi 20 al termine su questa pista che misura 4.520 metri, una pista ritenuta alla vigilia pericolosa da parte dei piloti che hanno praticamente ottenuto dei lavori di miglioria sotto forma di sicurezza. La pista è stata anche allungata, è stata tolta una variante rispetto a quella, la configurazione che viene assunta per le gare d'automobilismo, quella di Formula 1, che prevede una lunghezza di 4.350 metri, quindi è stata allungata la pista di 170 metri, ma soprattutto è stata portata qualche variazione in termini di sicurezza, qualche miglioria, sebbene non sia questo uno dei circuiti più sicuri in assoluto, ma ne riparleremo tra 5 secondi.
Nuova Victors frutto balsamica, la balsamica che fa gola. Di nuovo Carl Fogarty incalzato da Scott Russell, lo statunitense ormai sente il mondiale in pugno, quindi anche mantenere un vantaggio praticamente immutato qualora dovesse concludersi la gara con queste posizioni, Fogarty recupererebbe appena 3 punti, quindi Russell ne avrebbe ancora 29 da gestire nelle ultime 2 manche dell'ultima gara in programma sul circuito di Città del Messico il prossimo 7 novembre. Una conclusione comunque spettacolare di questo mondiale che è vissuto all'inizio sulla marcia solitaria di Giancarlo Palappa, poi il pilota marchigiano è incorso in una serie di errori, di cadute e anche di problemi tecnici che l'hanno via via estromesso dalla lotta all'iride, nella quale è passato prepotentemente, oltre a Russell che si manteneva sempre in seconda posizione, Carl Fogarty. I due si sono scambiati nelle gare centrali subito dopo la metà di questo mondiale le posizioni di testa, poi ripeto, con i 2 errori di Fogarty Russell ha via via preso il comando ed ora conduce con 32 lunghezze di vantaggio. Sempre questo terzetto Fogarty, Russell e Pirovano, anche lui scatenato, ha messo le ali ai piedi dopo la stupenda vittoria nella prima manche, l'abbiamo avuto anche qui con noi in postazione, ovviamente era felicissimo, così come Pier Giorgio Bontempi, che però in questo momento lo vedo lontano dalle posizioni di testa, hanno già un ottimo vantaggio, infatti 333 sono i millesimi di vantaggio di Fogarty su nei confronti di Russell, poco più staccato è Fabrizio Pirovano. Vedete, sono entrati in questo rettilineo opposto ai box, questo breve rettilineo, i piloti che retrocedono, adesso attenderemo il passaggio al termine di questo terzo giro per vedere chi c'è dietro a Fogarty, Russell e Pirovano. Intanto va fatta una puntualizzazione doverosa: nella prima manche avevamo detto, appunto assieme a Maurizio Flammini che era qui con noi l'organizzatore di questo mondiale, del riguardo alla mancata presenza del team Grottini, che ovviamente avendo Mertens fuori uso, anzi vanno tutti i nostri migliori auguri al pilota belga, è fortunato seriamente ma senza conseguenze poi così gravi nell'ultima gara di Donito, anzi nelle prove ufficiali, ebbene che il team Grottini, così come ci era stato informato dall'organizzazione portoghese, aveva preferito rinunciare a questa trasferta potendo presentare al via soltanto Mauro Lucchiari. Invece l'amico Davide Tardotti, che è il team manager appunto del team Grottini, ci ha telefonato precisando che anche Mauro Lucchiari non è presente qui. Intanto ecco, interrompo un attimo per vedere chi c'è dietro Pirovano, Palappa, Reimer e Slice, e poi con il numero 89 c'è Simon Crafari, il neozelandese che appunto oggi guida una Ducati ufficiale, la stessa con la quale corrono Fogarty e Palappa, quindi buona posizione di Crafari che ha chiuso al 6° posto anche la prima manche. E quindi dicevo, appunto tornavo al discorso della Grottini, che Davide Tardotti ha precisato appunto che anche Lucchiari soffriva ancora di una botta al ginocchio, quindi per questo assente il Grottini che rivedremo a Città del Messico nell'ultima prova, senza ovviamente Stefan Mertens. E qui possiamo quasi dare un'anticipazione che non ci ha voluto confermare per telefono Davide Tardotti: vedremo sicuramente ai nastri di partenza Doug Pollen, campione del mondo Superbike lo scorso anno, emigrato quest'anno nella formula statunitense e che ha portato anche lì la Ducati ad un grande successo con relativo rientro economico per le vendite anche oltreoceano. Quindi Doug Pollen ingaggerà sicuramente un bellissimo duello nell'ultima gara di questo mondiale. Fatta questa precisazione, rientriamo su questa lotta a 3 per la vittoria in questa seconda manche, ma soprattutto Russell, che cui non importa molto la vittoria in questa gara quanto non lasciare andare molto avanti Fogarty. Il salsetto, il suo obiettivo fino a questo momento è proprio la rossa sagoma della Ducati di Fogarty, inquadrato in questo momento, che ha ottenuto il miglior tempo sul giro, l'avete visto in sovraimpressione, adesso comanda con 451 millesimi nei confronti di Russell a 927, quindi un secondo scarto Pirovano, più staccato Palappa 5.243, che ha un vantaggio a sua volta di 0.5 secondo su Terry Reimer. 6° Aaron Slice, 7° Crawford, 8° Morrison, 9° McLeod,
decimo Pier Giorgio Bontempi, che evidentemente sazio forse pago del successo del secondo posto nella prima manche, ha tirato un po' i remi in barca, forse ovviamente deve avere qualche problema. Vediamo intanto il giro più veloce, McLeod in questo momento 1.54, 3.81 stanno, anzi non è il giro più veloce, 1.53, 172 rimane il giro più veloce di Fogarty, lo stesso compiuto da Fabrizio Pirovano, quindi identità di tempi nell'ultima tornata, mentre Russell ha staccato un 1.52, 773, significa che in questo momento è l'unico ad essere sceso sotto l'1.53, ma per noi 5 secondi di pausa. Due ruote, due passioni, una moto e MotoSprint. Vedete in sovraimpressione 4 secondi e 0,6 il vantaggio di Pirovano, che è terzo nei confronti di Giancarlo Palapa. Vediamo adesso se Giancarlo riuscirà a colmare questo handicap, è un po' lento forse, ma non nella immediata successione della partenza, evidentemente chissà, è rimasto imbrigliato in qualche curva, forse nel tornantino, perché all'improvviso l'abbiamo rivisto in quinta posizione. Comunque Palapa adesso vedremo se riuscirà a recuperare, adesso è sceso, è salito il suo distacco, è a 5.540, in penna ancora Scott Russell, veramente un grandissimo pilota che merita di vincere questo mondiale e per la prima volta dare la vittoria alla Kawasaki, che così scriverebbe il nome dopo tre anni di vittoria della Honda e due consecutivi della Ducati. Rettilineo d'arrivo, posizioni mutate, Fogarty, Russell e Fabrizio Pirovano, adesso vedremo il vantaggio nei confronti di Giancarlo Palapa, transita in questo momento seguito da Aaron Slice, che ha scavalcato Terry Reimer, mentre si mantiene Simon Crapper in settima posizione, dietro lui seguono il numero 96, un'altra Ducati, quella di Andreas McLeod, pilota austriaco che ricorderete vincitore nella prima manche proprio a Zeltweg sulla pista di casa nel Gran Premio d'Austria. Dopodiché McLeod si è mantenuto sempre nella zona punti, ma ovviamente non è riuscito più a ribadire il podio, adesso è 17° in classifica generale con 46.5. Invece Bontempi, con il suo secondo posto, ha scavalcato nella classifica mondiale Stefan Mertens, che non partecipa, come ripeto, per infortunio a questa gara, lo ha scavalcato ed ora è sesto Bontempi con 178.5. Davanti a lui c'è, ma molto più avanti, Giancarlo Palapa 242, e c'è da notare che matematicamente, e forse solo per quello, Aaron Slice teoricamente è in corsa per il mondiale, poiché con il suo terzo posto e con la contemporanea fuoriuscita di Fogarty e Russell, Slice ha recuperato terreno, è ora terzo a 305 punti, mentre Fogarty, che gli è davanti, ne ha 329, quindi 24.5 per l'esattezza, che sono meno dei 32 che dividono Russell e Fogarty, quindi ci sono tra i due teoricamente la possibilità matematica rispetto a Russell di conquistare il mondiale, ma è una cosa praticamente impossibile, almeno di continui e ripetuti colpi di scena. Comunque è stato un ottimo mondiale anche quello di Slice, che però probabilmente con il passaggio, ormai è stato ribattezzato così, di Monza, nel quale tolse la vittoria a Russell, che era in corsa per il mondiale sempre di più con Fogarty, che però a sua volta gli era molto più vicino ai classifici. Ebbene, probabilmente Slice ha dato l'addio alla riconferma nel team Maggi, a meno che ci fosse la volontà di trattenerlo anche per il prossimo anno, perché è difficile gestire due piloti vincenti nell'ambito di uno stesso team. Tanto che Russell sembra ormai vicinissimo, se non ha firmato, ma quasi vicino alla riconferma proprio alle dipendenze di Rob Matti, dopo che si era vociferato un possibile suo approdo o alla Ducati, ma quello è sembrato più che altro un gioco a rialzo per cercare di ottenere un contratto migliore, oppure addirittura far compagnia a Luca Cadalora nel Yamaha Roberts nel prossimo Motomondiale 500. In tal senso anche per Fogarty si profilava una possibilità di arrivo alla gran corte del moto mondiale, e invece anche Fogarty probabilmente verrà riconfermato alla Ducati nel team di Raimon Rossi, quindi resteranno al 90%, se possiamo bilanciarci una previsione, il prossimo anno i due grandi protagonisti di questo mondiale, così come anche Fabrizio Pirovano, inquadrato proprio in questo momento con la sua bianca Yamaha YZS, dovrebbe rimanere al team Yamaha Belgarda, che